Sono le ore 19, esco adesso dal CPR di Via Corelli, sono stato 3 ore, ho fatto una visita ispettiva come mia prerogativa da consigliere regionale e da vicepresidente della commissione carceri e nuovamente mi sono trovato davanti a una situazione assolutamente inaccettabile. Le condizioni nelle quali le persone si trovano qui dentro sono condizioni disumane. 35 gradi controllati con un termometro e un tasso di umidità vicino al 55%, quindi parliamo di una temperatura percepita intorno ai 40 gradi. Persone che devono stare in questo cortile fatiscente a ripararsi dal sole e appunto da questo caldo opprimente in una situazione ovviamente di stress legata a quello che poi è il grande tema di questi luoghi, vale a dire l'incapacità giustificata, stragiustificata di non riconoscerli come luoghi nei quali devono stare dentro, perché o tutte le volte che vengo qua mi sento dire ma perché io sono qui dentro se semplicemente ho un documento scaduto, perché poi è giusto ricordare questo aspetto legato ai CPR. I CPR sono i luoghi nei quali c'è una detenzione legata a infrazioni amministrative, che è un non senso umano e logico. Nella mia visita di oggi ho verificato che c'è un frigorifero non funzionante, dovrebbe starci del cibo, e un altro che invece funziona, ma c'è un cibo lì da 5 ore che praticamente si è scongelato e non si capisce perché è ancora lì. Ho visto dei bancali d'acqua tenuti per ore al sole e poi portati in un luogo interno dove comunque le temperature non sono accettabili e viene poi data quest'acqua alle persone che sono detenute. Mi hanno riferito e poi ho visto con i miei occhi una persona denunciare la sua situazione sanitaria legata a episodi di epilessia e ho visto un ragazzo con una gamba gonfia, piena di ecchimosi, una caviglia viola dopo un infortunio subito all'interno della struttura. Quindi un quadro nel suo complesso totalmente fuori controllo, che viene gestito alla bella e meglio da chi opera qui dentro, ma un quadro che segnala, se ancora c'è ancora bisogno di dirlo, la totale inutilità dei CPR, la totale mancanza di diritti nei confronti di persone che qui dentro non ci dovrebbero stare. I CPR sono un buco nero di Milano e di questo paese e si dovrebbe ragionare politicamente per chiuderli, non per pensare di aprirne di nuovi. Me ne vado da qua con una sensazione che è quasi pre-politica, che è umana e che è di sconforto ed è di profonda rabbia per un'ingiustizia palese che viene compiuta nei confronti di queste persone che si ritrovano a vivere in un contesto disumano pur non avendo commesso nessun genere di reato.